glorifichiamo, ti benediciamo. Alleluia, Padre Santissimo, siamo qui alla tua presenza. Signore, vogliamo offrirti il sacrificio della lode, veramente, Signore, dall'intimo del nostro cuore. Grazie, perché del cuore di ognuno di noi hai fatto il tuo Tempio Santo, alleluia, un altare veramente vivente, alleluia, e su quest'altare che insieme questa sera ti offriamo la lode, l'onore, la gloria che ti sono dovute insieme agli angeli, serafini e cherubini del cielo, alleluia, e ora è sempre in eterno. Amen, alleluia, amen, amen, amen.
Alleluia. Amen. 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 Vedete, Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza, ci ha creato tutto ciò che ci serve per vivere e anche per deliziarci. Pensate che se il Signore, vedete, non avesse creato anche quelle cose per renderci felici, ecco, per deliziarci, non avrebbe creato anche i fiori, tante cose belle che ci sono, no? Perché dice, basta che mangia, come l'animale, no? Gli animali, non è che se piantano i fiori, no? I fiori non se li piantano loro, è vero? Avete visto qualche animale che zappa se ha un giardinetto, l'otto, no? E lo mangia, come? E qui è la sua vita, Ecco, invece per l'uomo Dio ha fatto tutto diverso. Ha creato, guardate, il mare, i fiumi, le stagioni. Perché vedete, queste cose gli animali non le sanno apprezzare. Loro vivono per istinto, però noi le possiamo apprezzare. Amen? E le possiamo anche saper valutare e utilizzare. Amen? Gloria a Dio. E quindi, ora, se noi non siamo felici, è perché noi non viviamo d'accordo con il proprietario di tutte queste cose. Perché d'altra parte, chi ha messo, chi ha piantato un giardino nell'Eden? In Eden. Chi l'ha piantato? Adamo? Eva? No. E Dio, dice, piantò, fece un giardino e piantò degli alberi, dei fiori, e poi disse ad Adamo, ora coltivatelo. Vedete quindi che il Signore è il padrone? Quindi guardate, fino a quando Adamo ed Eva rimasero al loro giusto posto, loro hanno goduto in quel giardino meraviglioso. E le piante da frutto producevano, i fiori emanavano il loro profumo, le erbe erano anche loro, vedete, contribuivano per la vita di Adamo ed Eva, le erbe. Dice, perché le erbe pure? Certo, perché prima del peccato Adamo ed Eva non hanno mangiato mai carne. O no? Beh, sì o no? Ci avevate riflettuto in questo? Eh? E tu sei la prima della classe. Non ne voglio gloria. E allora, no, per tante volte no. Noi sì, quando viene dal pulpito un ammaestramento, noi poniamo mente, però poi magari dimentichiamo, ci distraiamo, tante cose ci distraggono. Però guardate, Adamo ed Eva, quindi, prima del peccato, loro non hanno mai ammazzato degli animali per mangiare la carne. Quindi loro si nutrivano di tutto ciò che la terra produceva. Frutta e verdura. Questo, dice, vi servirà di cibo. Amen, gloria a Dio. Quindi vedete che nel giardino dell'Eden, prima del peccato, quindi anche le erbe che oggi noi possiamo, a causa della nostra ignoranza, classificare tra quelle erbacce, ecco, le chiamiamo erbacce, però io credo che non esistano le erbacce, perché anche le erbacce sono
officinale, come si dice, amen, hanno le loro proprietà medicinali. Amen, gloria a Dio. Allora, quindi le erbacce non esistono. Quindi nel giardino dell'Eden, vedete, tutto, alberi, fiori, tutto contribuiva per mantenere in vita Adamo ed Eva e farli gioire. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. Quindi, vedete, se noi, allora, ritorniamo nei vecchi passi che non sono, che non hanno saputo fare Adamo ed Eva, ritornare nei loro passi, cioè se noi torniamo a Dio, amen, onorandolo, amandolo, servendolo, amen, ubbidendo alle sue leggi, ai suoi comandamenti, fratelli, lui, ecco, ci farà gioire, alleluia, perché lui ci provvederà di tutto. D'altra parte, non ci provvede oggi come oggi? Provvede pure per gente assassina, gloria a Dio. Quindi quanto più per noi. Quindi se noi vogliamo essere felici su questa terra, anche se lui ha detto, Gesù, che avremo tribolazioni, però vedete, le tribolazioni ci saranno, però la felicità e la gioia non ce la toglierà nessuno. Amen. Tutto dipende dal nostro rapporto tra noi e Dio, perché lui è il padrone, lui è il Signore, quindi sarà lui, vedete, a provvederci di ogni cosa. Ma se, essendo lui il padrone, se noi ci facciamo nemici di Dio, allora dice: no, tu sei un mio nemico, quindi io non ti benedico quello che tu fai. Amen. Se invece dice: tu sei mio figliuolo, amico, e ti sforzi e fai, io ti benedico, benedico l'opera delle tue mani. Alleluia. Amen. E guardate, dice, come benedire, guardate in questo istante il Signore che cosa mi ha dato, eh? Figlioletto, ma per davvero, cosa vuole perdere se vedi? Ma non per mancanza di ammaestramento e di consigli. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice: che farò io? Mi farò amico degli uomini e nemico di Dio? O amico di Dio e nemico degli uomini? Che cosa ha voluto dire con questo? Perché effettivamente se uno si lascia trascinare da quelli del mondo, allora automaticamente si passa dall'altra parte e si diventa nemici di Dio. Perché nemico di Dio non è che è solo quando uno si mette a combattere contro Dio. Nemico di Dio si diventa quando non si osservano i suoi comandamenti. Amen? Dice: ma io non ci riesco. Ti sforzi. Ma pure che mi sforzo non ci riesco stesso. No! Perché se ti sforzi e non ci riesci, agli occhi di Dio è come se tu ci fossi già riuscito o riuscita. Amen! Lui guarda i nostri sforzi, tant'è vero che lui ha detto: sforzatevi di entrare per la porta stretta. È vero. Quindi, fratelli, qua noi ci dobbiamo solo sforzare, metterci la nostra buona volontà, perché dove noi, no, vedete, per noi diventa la cosa difficile o impossibile, la renderà facile, possibile, il Dio. C'è qualche cosa di impossibile, dice, per l'Eterno? Come? A Sara, a 90 anni. Amen. Gloria a Dio. A Elisabetta pure. C'è qualche cosa di impossibile per l'Eterno? Alleluia. Vedete, allora, questi sono dei meravigliosi esempi che il Signore ci dà. Vedete, dice che per me non c'è nessuna cosa impossibile. Tutto è possibile. Amen. Gloria a Dio. E allora, questa sera, vedete, il Signore ci sta incoraggiando. Ecco. Vedete perché mi ha fatto
sfuggire quella frase, quel vocabolo, invece di dire fratelli, sorelle, figliuoli. Perché il Signore, vedete, ci sta parlando da padre stasera. Appena cominciavo, manco cominciavo, che ne disse figliuoli. E dice poco, vi sembra poco? Alleluia. Amen. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Allora, vogliamo leggere nel capitolo 1 dell'Evangelo di Matteo e dal versetto 18. Ora la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Alleluia. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie, ma egli non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito, al quale pose nome Gesù. Amen. Alleluia. Fin qui la lettura. Alleluia. Ora la nascita di Gesù, dice, avvenne in questo modo. Ma secondo voi tutto questo è da parte di Dio? Sì? No, io dico di no. Che grazie cose, il Signore, che fa le cose per sta maniera? Il Signore sa fare bene le cose, ogni cosa, a suo giusto posto, che fa le cose per sta maniera? No! Alleluia! Amen! Gloria a Dio! Ora io dico, il profeta dice, il profeta Isaia aveva detto, dice, ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpreta vuol dire Dio con noi. Tutto giusto, no? Tutto a posto. La Vergine sarà incinta, certo, la Vergine si sposerà, un bello matrimonio, un velo, i damigelli, i confetti da non ce n'erano. Tutto per bene, ogni cosa, no? Quindi tutti si aspettavano, no? Quindi che questa donna, diciamo, si sposasse, no? Quindi ho una donna vergine che si sposa, poi è stato interessante, e partorisce un figlio, tutto normale. Però guarda, come si vede che non era da patto del Signore, no? È giusto? Perché non succedeva così. Con Maria e Giuseppe, una cosa fuori, niente, fuori luogo, non era da patto del Dio, va. Ma ci pensate oggi, quando mi vengono i gettoni e mi fanno la matematica pure con le cose di Dio? Ah no, perché se fosse il Signore dovrebbe fare così, avrebbe fatto questa maniera, guardate che la gente che oggi parla e censura il Dio nel suo operare,
ho operato, se si fossero trovati ai giorni di Giuseppe e Maria, sarebbero stati tra quelli, tra i peggiori calunniatori e calunniatrici del tempo. Eh? È vero? Perché sì, vidi tu, vidi Maria, osova, dopo, da voi, da su Giuseppe, a su babbo, no? Se collava una, da, vedi, chi ci imbrugliava, che ci andava l'angelo, che ci disse con lo Spirito Santo, vado, ma cominciava a raccontare babbi e scimuniti, no? Ecco, vedete, queste cose le fa il Signore per farsi risaltare la cattiveria umana. Perché vedete, se non dovessero succedere cose analoghe, tutti sembrerebbero delle persone, dei credenti bravi, no? Invece il Signore, agendo in determinate maniere, allora che cosa fa? Darà modo ai, diciamo, beffardi, ai maldicenti, di saltar fuori, e far saltar fuori anche quelli che invece sono semplici, che amano Dio e dimostrano come si vive da figlioli di Dio. Infatti, guardate, ora dice: la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo, perché noi sappiamo, come scrive Luca, che un angelo è apparso a Maria, l'ha avvertita che lo Spirito Santo diciamo avrebbe operato in lei, facendo nascere appunto questo bambino. E allora dice: Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ecco, guardate come effettivamente anche Giuseppe dalla sua parte, ecco, perché dice il Signore ha scelto Giuseppe e non ne ha scelto un altro, perché magari un altro, no? Avrebbe subito intanto sospettato il male. Fratelli, sospettare il male in un certo senso può essere anche come dire, giustificato, sospettare il male, perché siamo esseri umani, quindi sapete, uno però, ecco, come si agisce? Come si reagisce? Alleluia. Allora, Giuseppe dice, essendo uomo giusto, quindi le persone giuste sono quelle che mettono a tacere ogni cosa che possa danneggiare una persona, a livello morale o altro, in genere. Amen? Infatti Giuseppe dice cercò di lasciarla segretamente. Perché segretamente? Dice per non esporla ad infamia. Amen. Quindi vedete come effettivamente una persona, e questo, fratelli, dobbiamo cercare di autocontrollarci, perché in ciò che noi possiamo giudicare in una certa maniera, e in base al giudizio che noi diamo poi usiamo delle frasi, delle parole ignobili,
Ecco, vedete, il Signore trarrà da noi le somme, tirerà le somme. Tu dici, sì, linguacciuto o linguacciuta. Amen? Tu sì, per dire, maldicente. Tu una cosa, una sai venere, no? Ecco, per esempio, un bellissimo esempio che magari certe volte ci sfugge, certe volte o spesso. Cam, il figlio di Noè, no? E guardate, quindi lui altro non ha fatto che ha esposto ad infame, cioè ha messo in ridicolo suo padre. Amen? Perché aveva un carattere malvagio. Guardate gli altri due fratelli invece che hanno preso il mantello e camminando, diciamo, all'indietro hanno coperto il loro padre. Amen? Gloria a Dio. Vedete, vedete la differenza? Eppure non sono tutti figli dello stesso padre e della stessa madre? Eppure, vedete, Cam era diverso da Sem e da Jafet. Amen? E la stessa cosa. Ah, non siamo tutti figlioli di Dio? Sì, tutti siamo figlioli di Dio. Come Sem, Cam e Jafet, no? Tutti siamo figlioli di Dio, come Caino e Abele. Amen? Gloria a Dio. Alleluia. Quindi, e attenzione, che la cattiveria, la malvagità, la si può dominare. La maldicenza si può dominare, si può controllare, si può e si deve. Dice, perché? Guardate come il Signore allora gli ha detto a Caino, vedi, dice che il peccato ti sta spiando e tu lo devi dominare. Quindi non gli ha chiesto una cosa impossibile il Dio a Caino, perché se fosse stata una cosa impossibile non gliel'avrebbe detto, è giusto, non l'avrebbe messo in guardia. Amen? Se quel gesto che ha fatto Cam fosse stato giustificato o giustificabile, il Dio non avrebbe approvato la maledizione che Noè gli ha dato. È vero, vedete, quindi, perché altrimenti Dio sarebbe un Dio ingiusto. È giusto, gloria a Dio, perché effettivamente dice, guarda, lui condanna gli innocenti, invece no. Alleluia. E allora, quindi, vedete, il Dio ha grandemente benedetto tanto Maria che Giuseppe, perché tutte e due si sono comportati nella maniera gradita agli occhi di Dio. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Intanto Maria, perché pensate che era una stupida? Il Signore avrebbe scelto una donna stupida? Giuseppe che era stupido? Il Dio avrebbe scelto anche un uomo stupido? Perché guardate che è... sia glorificato Dio, grazie Gesù. Perché tanto Maria, che indirettamente pure Giuseppe con l'educazione che gli ha dato poi a Gesù, giusto, perché da bambino Giuseppe ha avuto la sua parte, no? Alleluia. Quindi il Dio non gli avrebbe affidato un padre stolto, un padre maldicente che avrebbe educato Gesù, per esempio, tu
Ma gloria a Dio. Immaginate voi, perché guardate, Giuseppe e Maria, non loro, ma il Dio, umanamente parlando, i caccia un te guai a tutti i re, a Giuseppe, a Maria e a Gesù come uomo. I caccia un te guai. Perché? Con quel tipo di nascita, no? Amici, parenti, non hanno, vedete, ecco, quelli che erano, come dire, persone sagge, allora, vedete, giustamente davano ragione a Maria e a Giuseppe. Invece gli stolti, maldicenti, no. Alleluia. Amen. Dice perché? Perché una volta nato Gesù ha dovuto affrontare la società. Fratelli, la società che Gesù ha affrontato non era a suo vantaggio, a suo favore. Amen. Ma fratelli, in poche parole, la società che Gesù ha affrontato è la stessa società che i nostri figli, da veri credenti, devono affrontare. Amen. Non si troveranno, vedete, a loro agio, perché ciò che c'è nei nostri figli è diverso di ciò che c'è nel cuore di quelli del mondo. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Quindi, e pensate voi, Gesù come figlio di Dio, in mezzo ai suoi compagnetti da bambino, in mezzo alla società, quindi poteva trovarsi bene? Assolutamente. Quindi vedete, scherzosamente ho detto, le ha messe, le ha cacciate nei guai, per dire che vita difficile ha avuto Gesù, eh? Perché io sono certo, ecco, che Gesù veniva scartato. Ah, tu che sei, vattene, perché tu non la pensi come noi giochiamo in una certa maniera, tu la pensi diversamente, e poi tu sei figlio di Maria, cusapo questo pace, no? Non perché Giuseppe, du cretino, no, ha saputo coprire tua mamma. Chissà quanto gliene avranno detto a Gesù. Quindi guardate che vita che avrà avuto Gesù. O no? Fratelli, alleluia. E allora, ora, diciamo, ma perché tutto questo? Perché Dio? Ecco, come dicono quelli del mondo, oppure come magari abbiamo detto chissà quante volte pure noi quando non eravamo credenti, perché Dio si capriccia, eh? A fare le cose così? Ecco, vedete, alla base c'è la saggezza di Dio, la sapienza di Dio, affinché l'opera sua si realizzi nella maniera perfetta. Alleluia. Cosa ha detto il Signore a Paolo? Quando Paolo pregava, dice, ho pregato 3 volte il Signore perché, dice, mi liberasse, ecco, di quella scheggia nella carne, di quella sofferenza. Dice, la mia grazia ti basta, perché nella debolezza dell'uomo che io traggo maggiore gloria. Amen? Gloria a Dio. Quindi, se il Signore, vedete, io mi esprimo così per dare maggiore enfasi all'accaduto, no? Quindi, se il Signore
gettato nei guai a Giuseppe, a Maria e a Gesù, lo ha fatto per il loro bene. Dici perché? Perché se Giuseppe e Maria si fossero sposati con un bel matrimonio, dall'altra parte, fratelli, doveva nascere Gesù, permettete, che doveva essere un matrimonio esemplare, no? Doveva fare parlare tutto il mondo. Un matrimonio unico, no? Giuseppe, Maria, doveva nascere Gesù, eh? Invece, guardate come nasce Gesù, e poi, se, come se questo non bastasse, va a nascere pure da una stalla, in una stalla, messo in una mangiatoia. Ma peggio di così non si poteva andare. Dice, perché, fratelli? Sapete perché il Signore ha fatto tutto questo? Perché né Giuseppe, né Maria e neanche Gesù come essere umano si inorgoglissero. Non dimentichiamo, che in Gesù lo Spirito Santo scese quando lui si battezzò. E nonostante, ecco, lo Spirito Santo fosse sceso in Gesù nella sua pienezza, nella carne veniva sempre lottato e tentato. Amen? Quindi, se Gesù fosse nato, vedete, in una reggia, se Maria e Giuseppe avessero fatto un matrimonio bellissimo, esemplare, no? Si sarebbero inorgogliti. E l'orgoglio, la vanità, l'ambizione non viene da Dio. È nella debolezza dell'uomo che io traggo maggiore gloria. Fratelli, io sapete il mio caso, per esempio, no? Il mio caso stesso, fratelli. Se il Signore non mi avesse gettato un teguaio a me, anche a me, no? Se il Signore, per esempio, no? Se il Signore no, non mi avesse fatto fare determinate cose che hanno attirato su di me la maldicenza dei malvagi. Amen? Allora i malvagi, i maldicenti non sarebbero saltati fuori mai. Un fratello De Luca sarebbe stato sempre... Oh fratello De Luca, che ne sai? Oh fratello De Luca, che bello quando parla la radio, ne altro non sentiamo tutto il giorno, no? Pensate, quindi, che quindi sarei diventato famoso, ma famoso diventa io stesso. Non sogno famoso, sogno famoso da tutto il mondo, però non famoso che mi innalzano, famoso per gettare a te farà male, no? E questo perché? In modo tale che io non mi insuperbisca, ma capite? Perché fratelli, perché se tutto fosse andato bene, umanamente parlando, fratelli, a canne, è sempre canne. Amen. E io avrei corso il pericolo anche di innalzarmi o autogratificarmi. Amen. Alleluia. Invece il Signore mi ha tolto ogni motivo. Vedete? Mi ha tolto ogni motivo. In modo tale dice, aspetta, tu né tu ti puoi vantare e ne manco l'altro ti può vantare. Amen, ci siamo? Alleluia. E allora, seguitemi attentamente. Le compagne che il Signore mi ha dato per lavorare nel suo campo, se
le cose fossero andate in una maniera regolare, umanamente parlando, anche loro avrebbero avuto motivo di innalzarsi, di inorgoglirsi, perché noi trasmettiamo una radio, un fratello, un figliolo bello, simpatico figliolo, no? Allora, adesso usciamo, fratelli, vedete che ciò accade, perché io dico una cosa: ogni ragazza credente non mira a fare un bel matrimonio, parliamone chiaro. È giusto? Un figliolo sistemato, chi ha i soldi in modo che uno non soffre, no? Bello, possibilmente con gli occhi celesti, capito, biondi. No? 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 Un ciuffo. No? Allora, in modo tale, no? Che quando uno va a una parte dice: ti presento mio marito, un bello figliolo, no? Vorrei dirlo, quando la sento mi dicono che è mio marito, che è mio compagno, dice: ma poi è tuo nonno, tuo padre. Quindi in un certo senso, in un certo senso non si può neanche non cogliere, perché il signore dice: aspetta che tu la lasciare nel mio campo, io a te non ti sogno manco sta a me. Per qualcuno potrebbe essere una punizione, no? Dice: ma signore, una figlioletta, vorrebbe poter trovare un bello figliolo, un bello, un giovane figliolo. No! Perché per il lavoro che deve fare nel campo di Dio, ambizione, vanità, superbia. Vedete, a Maria le ha tolto la gioia di poter dire: il Signore mi ha scelto. Mi fece fare un bello matrimonio, che un giorno di mio matrimonio, quanto ce n'erano, tutti dietro, che cantavano, che... Gloria a Dio. Vedete che i matrimoni si facevano pure allora. Voi ricordate alle nozze di Cana, con matrimonio c'era? No, mangiavano e bevevano. E come? Mangiavano e bevevano. Amen. Quindi Maria avrebbe potuto fare un bel matrimonio, il Signore non gliel'ha permesso. Fratelli, ogni servitore di Dio, ogni servente di Dio, se non tocca culo in terra, diciamo noi, se Dio ha letto, non può servire il Signore. Perché i servitori di Dio, tanto maschi che femmine, non devono avere nessun motivo per potersi inorgoglire. Perché non appena uno di questi, o un motivo di questi, si cerca di affiorare, il Signore subito interviene. Ma non è per il nostro male, è per il nostro bene. Alleluia. Ci pensate, fratelli, se effettivamente tutti mi avessero acclamato, accettato di quello che il Signore sta facendo, fratelli, anche se io sto cercando, perché dentro di me c'è questo sentimento che il Signore conosce, però fratelli, sono sempre un essere umano. Alleluia. Quindi io ringrazio Dio della mia condizione. Alleluia. Amen. Ora, ora mettiamo di giuro tutta piaga. Qualcuno mi ha chiesto, dice: senti, io, dice, stavo benissimo prima di conoscere il Signore, stavo benissimo, navigavo in tesori, avevo grandi possibilità, no?
mi potevo permettere tante cose, però nel più bello, no? È successo quello che è successo, no? Ero proprietario pure di casa, no? Restai senza casa e senza niente. Il Signore mi puniva, vero? Il Signore ti ha benedetto, ti ha tolto tutte quelle cose che ti avrebbero portato a inorgoglirti, a insuperbirti inconsciamente. Chi vuole servire il Signore, fratelli, chi vuole servire il Signore, deve dire come Maria: ecco l'ancella del Signore, mi sia fatto per come hai detto. Amen. I servitori di Dio non si possono aspettare case lussuose. Fratelli, nel campo di Dio, più povere si è, materialmente parlando, più ricchi si diventa spiritualmente parlando. È nella debolezza dell'uomo che traggo maggiore gloria. Amen, gloria a Dio. Ringraziate Dio. Dite grazie, Signore. Alleluia. Amen. Perché, ripeto, per servire il Signore non bisogna, vedete, possedere più cose degli altri. Noi che serviamo il Dio dobbiamo possibilmente avere meno degli altri, in modo tale che gli altri, guardando noi, dice: vado, fratello, si accontenta in quello stato in cui si trova. Non può dire: accetto, o Signore, un benefici, abbiamo una bella casa, abbiamo una bella villa, abbiamo un bel appartamento, abbiamo un salone, abbiamo un bagno, che appena passa il resto giù di luce tutto automaticamente. No, fratelli, no, vedete il Dio dove l'ha fatto nascere a Gesù? Fratelli, io dove vivo? Vivo sempre con scanto, sia d'inverno che d'estate. Amen. E quindi, ma diciamo, chi vuole servire il Signore non deve cercare di raggiungere chissà che cosa. Se il Signore dà, amen, è giusto? Perché se il Signore dà, dà. Non ci posso dare un calcio a quello che, una patata a quello che mi si presenta, è giusto? Però con quella bramosia, con quel desiderio, no, perché io voglio fare questo, voglio fare quest'altro. Alleluia. Perché, vedete, gloria all'Altissimo. Guardate, a Giobbe, vedete, guardate, il diavolo dice: è ricco, gli avrebbe dei figli, non ci manca niente, non gli manca niente, è vero o non è vero? Allora l'avversario dice: e toccagli questo, e toccagli quell'altro, e toccagli... Quando effettivamente Dio gli tolse tutto a Giobbe, amen, allora, vedete, è lì che Giobbe diventò veramente ricco, quando non aveva più niente. È lì che ha potuto veramente insegnare agli altri.
Fratelli, la vita di Giobbe, Giobbe sta continuando ad insegnare a tutti i credenti di tutto il mondo. Alleluia. Amen. Sia glorificato il Dio. Vedete che il Signore, prende come esempio non a chi sta bene. Perché ringraziamo, dice, se chi non sta bene, certo che il Signore lo ama. Ma fallo stare male, vediamo se ama il Signore. E se non te rannega in faccia, come ci diceva l'avversario riguardo a Giobbe. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Ora, vi do... No, io, il Signore è chiaro, che a me niente mi sa e niente mi dice. No? Io sono qui per riportare ai credenti, non solo a voi che siete qui presenti, ma a tutti i credenti di tutto il mondo. Alleluia. Chi vuole veramente essere ricco nelle cose spirituali, non deve cercare le ricchezze materiali. Alleluia. E se il Signore rende ricchi anche materialmente, che quelle ricchezze si sappiano gestire, si sappiano veramente amministrare. Alleluia. Amen. Ma non per se stessi, soprattutto per la gloria di Dio. Alleluia. Amen. Alleluia. Perché guardate, sia glorificato Dio, guardate quel ricco, dice, i miei campi hanno prodotto copiosamente, abbondantemente, dove riporrò ora tutti i miei raccolti? Aspetta, demolirò, mi state seguendo? Dice, ora guardate quello che farò, demolirò i miei granai, state attenti, quindi li ricostruirò più spaziosi, più grandi, in modo tale che io possa, dice, ora mettere in questi fabbricati nuovi tutti i miei raccolti, e poi dirò all'anima mia: anima mia, mangia, bevi e godi. Ha goduto veramente, vero? Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quelle cose di chi saranno? A chi andranno? Vedete, gloria a Dio. Perché il Signore ha anche raccontato questo? Alleluia. Per insegnare ai discepoli di allora e a noi oggi, non fate progetti per ingrandire meglio i vostri granai. Alleluia. Fatevi dei tesori che nessuno può rubare. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Perché tante volte adesso io mi scantavo, perché mi sembra male parlare, però potrei prendere degli esempi. Per esempio, conosco una persona, no? Che attivo come chirurgia dice, ora demoliscio i miei granai, faccio chiuranne e poi dico all'anima mia, mangia, bevi e godi. Fratelli, se vi cattate una casa cedda, dateci una aggiustata, non demolitela per farla chissà come, farne chissà che cosa. Se vi serve per abitare, fatela abitabile, ma non cercate di farne di quella casa lo scopo della vostra vita.
Questo non registrare, te prego. Un salone, un bagno, e chiesto da chiesto, e chiesto da chiesto, ma stiamo scherzando. Alleluia. Un tetto per abitarci, un letto per riposare. Con questo non vorrei essere frainteso. Dici, mamma, a vivere come a chiedere che vivono su te ponti? No, ma il giusto, fratelli. Alleluia. No, ora demolisco i miei granai e ne farò dei più grandi. E poi dirò all'anima mia, mangia, beve e godi. Vedete, fratelli? Alleluia. Guardate che belli. Questi sono degli avvertimenti. Perché poi uno si troverà male. Fratelli, perché poi se uno, vedete, agisce senza una guida, senza il consiglio da parte di Dio, farà le cose sempre di testa propria. E come dice la parola di Dio, i desideri della carne sono contrari ai desideri dello spirito. Quindi, se noi vogliamo abbellire la nostra vita, abbelliamola spiritualmente parlando. E accontentiamoci di quello che il Signore ci dà. Amen. Alleluia. Basta che quando piove ci possiamo riparare. Basta che quando ci sediamo a tavola possiamo avere un tozzo di pane. Con la benedizione di Dio, con la pace di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Dio ci benedica. Amen. Amen. Alleluia, gloria al tuo nome. Grazie. Grazie Padre Santissimo, perché effettivamente sin dall'inizio ci hai chiamati figlioli.
Signore, e chi potrebbe darci, Signore, questi consigli? Signore, chi ci potrebbe ammaestrare così se non il vero Padre, ai veri figli? Quindi, oh Signore, grazie. Fai che possiamo serbare dentro il cuore questo tuo parlare, Signore, e nei giorni a venire. Signore, sin da adesso, anzi, Signore, accontentarci di quello che ci hai provveduto e di quello che ci provvederai. Dirti sempre grazie, perché, oh Signore, non metteremmo neanche quello che abbiamo, ma tu, Signore, nel tuo immenso e infinito amore, Signore, ci hai arricchiti con quelle ricchezze che nessuno ci potrà rubare qui sulla terra e che ci ritroveremo alla tua presenza nei nuovi cieli e nella nuova terra, dove ti adoreremo, alleluia, insieme agli angeli, serafini e cherubini. E, Signore, adoreremo te, Gesù e lo Spirito Santo, ora e sempre, in eterno. Amen, alleluia, amen. E Dio sia lodato, Signore.